Namaste, io sono East Brave e bentornati ad un altro episodio di Two Fan Tale con la nostra nuovo personaggio e la fazione rossa. Adesso cominceremo a esplorare questa zona dei bassi fondi. Siamo dentro una miniera molto molto interessante come cosa. Di qua è la matriarca, comanda qui nei bassi fondi. Se vuole vederti, è lei a chiamarti. Vabbè. Chi va là? Sono io, Hopper, qui per liberare il... Ah, ma piantala, Hopper. Bello rivederti qua nei bassi fondi. Il KSR ti ha dato problemi? Non più del solito. Ah, come stanno? Stiamo a cibo. Non bene. Mai bene. Poca carne. Finita quella, torniamo al cibo delle bestie. Vedrò cosa posso fare. Di ciao alla matriarca da parte mia. Sicuro? Ah, Hopper ha solo un braccio. Snip, snip. Venuto via. L'altro. Delizioso, delizioso. Ha un solo un braccio, a quanto pare. Ovviamente abbiamo solo un braccio. Ci sono un sacco di animali tutti strani, ma ci sono anche un po' di altre fazioni. Ehi, hey, Hopper, per caso hai della carne da parte? E non possiamo più parlarci con lui, no? Ingegnere spiacente. Hopper, Hopper, dia alla lucertola del fosso di lasciar stare ingegnere. E lasciala in pace, Fedge. Già che ci sei, vacci piano con l'Orn. C'è qualcuno che dorme pesantemente, eccolo qua. Povera Kasha, fatica così tanto per aiutarci, meglio lasciarla riposare. Quindi abbiamo una volpe dalla nostra parte. Le sorelle nomadi chiedono aiuto a Hopper. Matriarca dice che tu aiuta. Per la matriarca ci puoi giurare. Che le serve? Il KSR ha portato le sorelle nomadi in campo di lavoro forzato, a loro non piace. Parla a Fossaiolo, vicino all'entrata al mercato. Veloce, veloce. Eccolo qua, Fossaiolo. Tanto qua c'è anche lui. Ehi, Popolana, Bellafide ti manda i suoi ringraziamenti. Nessun problema, manco noi vogliamo bene ai civilizzati, sai? Sai, se vuoi una fetta della nuova società potrebbe essere una buona idea tirare su un esercito. Il popolo non tiene eserciti. Una folla allora, chiamala come ti pare. Ma il popolo crede in te e noi lunghimanti rispettiamo il potere. Pensaci su. Qua abbiamo questa. Oh, il mercato è chiuso. Dovrei chiedere in giro, sentire che è successo. E il fatto che sia tradotto così forse mi viene da dire che Hopper ha un modo di parlare molto particolare, perché tipo sembra l'è chiuso, sembra molto fiorentino, tipo che è successo, CH apostrofo è, quindi magari è un accento particolare. Ehi, Scricciola, abbiamo un problema, la matriarca ci ha detto che tu risolvi i problemi. Alcuni degli esattori della matriarca stavano vicino Snicare, sono stati presi da una pattuglia KSR. E ora la quartiermaster li ha messi a lavorare in uno dei suoi campi. La quartiermaster è la capa del KSR. Dobbiamo tirarli fuori da lì in fretta o finiranno nelle cucine e la matriarca non sarà contenta. E chi vive nei bassi monti fa quello che dice la matriarca. Andiamo a liberare i suoi esattori. Sì, ha un modo di parlare molto particolare. Come vedete ha un braccio solo la nostra Hopper. La liberazione di Snicari o Snicare. Il campo di lavoro forzato KSR nelle colline Snicari tiene prigionieri migliaia di rei alla loro prima condanna, tenuti ben pasciuti con i resti dei rei recidivi. Raduna il tuo esercito e libera questi tristi galeotti. Libera i prigionieri, termina la partita con 1500 di cibo e l'acqua cura. Usa le lucertole per attaccare i falchi di pattuglia e i camaleonti per liberare i prigionieri. Le pozze d'acqua curano le tue unità, se non riesci a trovare la strada usa la minimappa. Lucertole, e vediamo tutta roba nuova. Quindi abbiamo le nomadi del nord. Possiamo togliere. Devo far così e tornare indietro per vedere bene la cosa, perché suggerimento missione è troppo lungo. Allora abbiamo le nomadi del nord. Queste lucertoline, queste immigranti provenienti dalle tribù del nord, indossano pellicce per far sì che il loro sangue freddo non scenda di temperatura. Col bacco a quanto pare, tipo. Hanno abbastanza difesa, poco attacco, costano 60 gittata. Sono insomma le unità più semplici. Non abbiamo altre unità del 60, ma abbiamo una da 120 e una da 180. Allora, la banda del fosso, nessuno sfida la banda del fosso. Nessuno, cioè, qualcuno ci ha provato, ma non più di una volta. Non sfidare la banda del fosso. Loro sono invece più di attacco, hanno un casino di difesa a confronto a loro. Ci metto 20, molto interessante, quindi una unità media. E poi abbiamo la matriarca. La famiglia non tollera chi non le è fedele. I traditori vengono divorati, ma la matriarca non è senza pietà. Chi si pente viene rigurgitato e ottiene un'ultima possibilità di servire. Quindi insomma abbiamo lei che vomita e fa un attacco volante. E può
Volo e allora, loro sono invisibili e fanno danno da mischia. Loro sono rapide e hanno i giavellotti, quindi li attaccano da lontano. E tu sei volo e crei unità. Quindi è un po' diverso dalla cosa. Usa le lucertole per attaccare i falchi di pattuglia, ok. E i camaleonti per liberare i prigionieri, ok. Le pozze d'acqua curano le tue unità. Se non riesci a trovare la strada, usa la minimappa. Quindi non mi dice niente sulla matriarca. Mi dice, attenzione, loro possono attaccare le unità volanti e loro possono liberare i prigionieri. Ok, facciamolo. Vediamo un po' come ce la caviamo con loro. Ok. Abbiamo loro, non abbiamo niente. Dobbiamo andare in giro con questo giro di truppe strano. Devo scappare via da lei. Attenzione. Non ho possibilità di muovermi, ragazzi. Vediamo di capire come riusciamo a superarli. Perché loro non attaccano. Quindi io me ne corro via. Loro sono invisibili, quindi io cerco dov'è la mia zona. Dov'è la mia zona? Cavolo. Venite qua a darmi una mano? Stanno arrivando. Fermi, non sparate. No, fermo. All'attacco, venite qua. L'esercito è sotto attacco? Ok, stanno arrivando, sono stati un po' colpiti. Vediamo se adesso funzionano. Sì, funzionano, perfetto. Ah, così abbiamo liberato loro e possono venire dei nostri, perfetto. In realtà dovrei fare un pochino più costruita la cosa, cioè voi... infatti. Qui abbiamo la quartiermaster che sta facendo un giro. C'è la lupastra lì. Venite qua, ragazzi. Dai che dobbiamo ancora... come si faceva a modificarle... Sì, esatto, così loro stanno fermi. Allora, voi attaccate questo. Voi venite con me. Venite ad attaccare qua. Così li uso per liberare i prigionieri. E venite tutti adesso. Attaccate lui, Ok. Siamo, dobbiamo andare di qua, quindi adesso andiamo ancora avanti e clicchiamo qua con loro, così loro sono invisibili. Perfetto, venite tutti di qua. Mandiamo le salamandre avanti, i camaleonti avanti. Perfetto, venite tutti. Abbiamo ancora gente, sì. Seguitemi tutti un attimo. Ho ancora qualche campo da trovare. E mi faccio inseguire, così evito di chiamarli da una parte all'altra del mondo. Ok, venite tutti qua un attimo, che adesso programmiamo il prossimo attacco, che probabilmente sarà qua sopra. Mi uccidete lui per favore? Ok, qua venite voi. Così le facciamo attaccare le salamandre. C'è quella roba gigante che è la mia unità, sì. Perfetto, così abbiamo adesso anche la matriarca. Capiremo come usarla. Intanto venite tutti. Possiamo venire di qua? No, non c'è niente di qua, allora andiamo da questa parte. Continuate a seguirmi, ragazzi. Qua non c'è niente. Dov'è l'ultima zona? Di qua? Si fa tutto il giro? Sì. Ok, salamandre, venite. No, sì, le chiamo salamandre, ma in realtà sono camaleonti. Eccoli che arrivo. Ottimo. Ottimo, abbiamo finito anche questa zona. Possiamo proseguire di qua? No.
Continuo a portarmeli dietro loro. C'ho sempre selezionati la banda del fosso in modo che posso mandare solo loro da soli se dovesse servire. Però dove cavolo devo andare adesso? Ah, c'è ancora un posto di qua, perfetto. Allora, tutti venite di qua, i camaleonti venite qua. Adesso arriveranno tutti con calma. Ah, giusto, tu sei volante, quindi puoi passare sopra, molto bello. Adesso i miei camaleonti faranno del loro meglio per spaccare i culi a tutti quanti. Perfetto. Venite tutti, ragazzi. C'è ancora qualcuno? Ci sono ancora 5 addirittura qua in giro. Ce n'è una qua sotto sicuro, ma devo trovare un modo per raggiungerla. Ok, di qua. Allora, venite tutti e camaleonti, venite qua. Perfetto, venite tutti verso di qua. Adesso vediamo come, da che parte si sale. Che complicata questa mappa, tutta con un sacco di roba, non so neanche dove andare. Vediamo, abbiamo sempre cibo. Dobbiamo trovare un punto per poter valicare questa zona. Non si può arrivare di qua. Allora facciamo il giro. Facciamo tutto il giro della mappa? Sai di sì. Abbiamo gente che si è incastrata un po'. Venite di qua, ragazzi. Chissà che sta combinando il nemico. Adesso vedremo di capirlo. Intanto mi faccio inseguire da tutti. Qua c'è una zona nuova, perfetto. Ok, venite tutti qua. Salamandre qua. Salamandri, camaleonti. Non ricordarmi, sono dei camaleonti. Si vede che sono dei camaleonti. Ok, tutti qua. Adesso ci sarebbe quella da attaccare, ma tu stai generando altra gente? Ah, ah, forse me li teletrasporta lui. Quindi posso usare. Ok, venite tutti qua un attimo. Forse serve a teletrasportarli lui, lei. Di qua. Non so perché sono venuti tutti, ma va bene lo stesso. Venite tutti in qua. Abbiamo una zona per poter andare giù? No, ma di qua più o meno ci possiamo passare? Facendo un giro? Sì, sembra che la matriarca serva per far spostare l'unità. Di qua non c'è spazio, di qua siamo già passati, però dobbiamo arrivare in una zona che non abbiamo ancora visto dalla mappa, quindi immagino che da questa parte. Venite qua un attimo che abbiamo l'acqua che cura. Fermi, non sparate, però mi stanno arrivando, sì, ok. Quindi posso farvi curare qua tutti quanti. Sì, sembra che aiuti un po' a spostare l'unità, perché ho sempre 18-10-1 come rank, però vedo ogni tanto che vomita, quindi serve a spostare un po' le unità da una parte all'altra. Di qua abbiamo una zona, perfetto, venite tutti camaleonti, anzi venite tutti qua in modo che evitiamo che attaccate a caso. Camaleonti, venite che è il vostro turno. Perfetto, venite tutti. C'è ancora zona? Sì, qua abbiamo finito. Qua non possiamo passare. Lì c'è un campo, ma come facciamo a raggiungere quel campo? Dobbiamo fare il giro qua sopra? No. Qua non si può passare. Come si fa a raggiungere questa zona? Che è l'ultimo accampamento che ci manca. C'è una via d'entrata qua? No, allora ci sarà una via d'entrata qua. Intanto, truppe, venite qua nell'acqua. Questa è la via d'entrata, sì. Tutti qua, salamandre, qua. Wow.
Avevo chiesto solo alle salamandre, ai camaleonti di arrivare, ma sono molto venuti tutti. E ce l'abbiamo fatta. In modalità eroica. Molto bene. Il popolo stasera banchetterà. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo capito una cosa molto molto interessante. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Ace Brave. Namaste.